Nel borgo antico di Taurasi, il castello marchionale, vestito di luci dallo scenografo Maurizio Iannino, risplende nella mite serata settembrina. Di origini longobarde, la prima pietra fu posta nel VII secolo d.C. I fasti del castello marchionale di Taurasi sono legati anche al celebre nome di Carlo Gesualdo, futuro madrigalista, principe di Venosa, conte di Conza e signore di Taurasi. Attraversato il bello ed imponente portale in pietra, superato il cortile interno animato da un clima di festa, ai piani superiori è in corso il secondo concorso gastronomico piatto a filiera corta. Il successo della prima edizione a Savignano Irpino ha tracciato un solco che corre lungo la linea della tradizione e della sperimentazione. Sposare i prodotti locali con la sapienza degli chef irpini, coordinati da Luciano Colucci, patron dell'omonimo hotel di Nusco. Due squadre, composte dagli alunni dell'alberghiero di Lioni, Avellino ed Ottaviano, in una competizione, piatto a filiera corta, dalla quale emerga il miglior piatto e il miglior chef, il migliore abbinamento piatto-vino e la migliore presentazione in chiave di cromatismi e personalizzazione. Dai calici tintinnanti dei giurati, impegnati nella valutazione, il concorso gastronomico è soprattutto il frutto dell'impegno progettuale del GAL Irpinia. Realizzato in collaborazione con la Regione Campania ed il Comune di Taurasi, l'impegno progettuale avviato da tempo dal GAL Irpinia attua e rafforza direttive della Comunità Europea, volte alla promozione e valorizzazione dei territori e dei loro tesori. Sembra di stare in un sogno. Questo castello illuminato così bello, questo ambiente medievale, in effetti queste ricchezze sono quelle che stanno creando e che creeranno le condizioni di sviluppo e che creeranno delle condizioni per i nostri giovani per restare sul territorio. Perché io penso che in 20 anni noi abbiamo potenziato il territorio, tant'è che basta guardare il discorso del PIL provinciale nell'agroalimentare, si è quadruplicato, si è quintuplicato, quindi significa che c'è stata una risposta economica molto interessante. E noi su questo ci stiamo impegnando in modo molto concreto, anche sul discorso, un'azione bellissima che sembra tanto immateriale ma è tanto reale, il miglioramento della vita. Noi lavoriamo soprattutto per l'Europa, siamo controllati e siamo finanziati dall'Europa. Il nostro progetto, che prende il nome La multifunzionalità per lo sviluppo del territorio, prevede 5 assi molto importanti. E nell'asse agricoltura c'è il discorso della filiera corta, più comunemente detto filiera a chilometro zero. Cioè noi cerchiamo insieme alle associazioni di categoria di far conoscere, di mettere in contatto in modo diretto il produttore con il consumatore. Stasera abbiamo fatto il produttore con il trasformatore perché abbiamo assaggiato anche i prodotti della filiera corta. Questo che comporta? Comporta tutti i passaggi di intermediazione finché un prodotto dal nostro territorio, dall'orto del contadino, vada a finire in un grosso ipermercato, quadruplicando, quando va bene, se non aumentando di 5, 6 o 7 volte il prezzo, a danno del consumatore. Vista la condizione economica che tutta l'Italia, dico l'Europa, sta vivendo con pochezza di soldi, mancanza reale e concreta di denaro,
Io penso che la filiera corta potrebbe essere un ulteriore aiuto alle famiglie in difficoltà. La competizione ferve alla ricerca del migliore abbinamento tra pietanza e vino. Per crescere e creare sviluppo occorre puntare sulle risorse interne e l'Irpinia ne ha da spendere. Il comparto vitivinicolo irpino si esprime ormai a livello mondiale e sulle tavole imbandite spiccano alcune delle migliori riserve dei feudi di San Gregorio, di Dimeo e di Salvatore Molettieri. I vini in degustazione sono splendidi, chiaramente, di cantine prestigiose, i feudi di San Gregorio, per il momento abbiamo bevuto un Cutizzi straordinario, cantine di Meo, amici fra l'altro, e gli abbinamenti non tutti perfetti, devo dire, perché ci sono stati alcuni abbinamenti dove il piatto comunque prevaricava i sapori e quindi comunque non riusciva ad essere pulito poi dal vino, che è poi la regola, diciamo, una contrapposizione cibo-vino, che non sempre c'è stata. Quest'anno a Vinitaly abbiamo avuto un'affluenza veramente straordinaria, abbiamo avuto la fila ai nostri stand, siamo contentissimi, c'è stato un grande riscontro soprattutto, come dicevamo prima, in sala, anche nei confronti delle cantine che fanno prodotti di nicchia come la mia, una cantina piccola però che miriamo a fare qualità, insomma un grande interesse nei confronti di piccole cantine, e questo ci fa molto piacere perché insomma siamo un po' messaggeri del vino di eccellenza in Irpinia. Se continua così, cioè se continuiamo ad avere delle belle giornate e una bella escursione termica che favorisce l'acidità nel vino, avremo un vino straordinario, ma incrociamo le dita. Corona del programma serale canti, danze popolari e giostre medievali attinte dal bagaglio di tradizioni irpine, una mostra di pittura curata dal maestro Guido Marena e l'interessante percorso sensoriale Tau. Ospitato all'interno del castello di Taurasi, sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, il percorso sensoriale Tau, creato per il riconoscimento dei marcatori olfattivi presenti nei vini irpini, dischiude al visitatore il mondo contenuto in un calice di vino, un mondo che vale la pena di esplorare. Come amministrazione abbiamo sempre puntato affinché questo territorio, questo paese, e poi a macchia di leopardo allargarlo a tutta l'intera Irpinia, potesse divenire un luogo turistico. Quindi abbiamo detto: cosa fare per far sì che questo avvenga? Prima di tutto, ecco, ristrutturare questo castello, renderlo piacevolmente visitabile e creare delle attrazioni. Il più grande attrattore del nostro territorio è il vino. Quindi come far avvicinare il consumatore o l'avventore, il turista al vino? Quale migliore occasione di creargli un percorso? Percorso dei sensi. Il vino, così come ogni altro prodotto, viene da parte del consumatore recepito favorevolmente quando più sensi riesce a soddisfare. Il vino di per sé soddisfa la vista, l'olfatto e il gusto. Noi nel percorso sensoriale queste cose le facciamo rivedere, aggiungendo anche l'udito e il tatto. Lungo il percorso che si fa all'interno del percorso sensoriale, quindi delle scuderie, abbiamo fatto registrare, e le mettiamo poi ogni volta che ci sono i visitatori, le mettiamo in onda, le fermentazioni e il tintinnio dell'imbottigliamento. Quindi c'è questo fruscio delle fermentazioni, in modo da soddisfare anche l'udito. E poi il tatto, abbiamo creato un sensor al tatto in un angolo dove ci sono dei contenitori non visibili di vetro, al cui interno bisogna mettergli una mano,
ben coperto e capire cosa c'è all'interno. E c'è sicuramente materia che viene fuori dai nostri vigneti, dalla lavorazione delle uve, e quindi cerchiamo di soddisfare anche il tatto. Quindi l'avventore, il visitatore, riesce con un percorso educativo ad avvicinarsi al prodotto vino. Questa struttura è stata concepita anche per essere vetrina di tutto ciò che noi chiamiamo eccellenza, non solo nel settore enogastronomico, ma anche quello artigianale, per far sì che veramente questo territorio esprima ciò che è e possa essere punto di riferimento di un territorio molto più vasto. Il territorio geografico è unico e noi su quello dobbiamo batterci per fare sinergie, e quella sfida che io credo che se riusciamo ad affrontarla tutti insieme riusciamo a vincerla.